Questo programma è offerto da Fantasia Store. Stai cercando un sito per comprare i tuoi gadget preferiti di Yu-Gi-Oh, Pokémon, giochi di ruolo, Magic o dei Funko? Guarda quanti Funko e guarda che belle queste espansioni dei Pokémon. Beh, Fantasia Store fa il caso tuo, il link è in descrizione, scegli quello che vuoi comprare, procedi al checkout e soprattutto utilizza il codice sconto DREAD5 che ti consente di avere il 5% di sconto su ogni acquisto. Fantasia Store, link in descrizione. Sdrogo. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio secondo canale. Oggi finalmente ottavo episodio di Pokémon Platino. Prima di iniziare ovviamente vi chiedo un like e un commento. Datemi sempre consigli come state facendo, grazie mille a tutti. Oggi abbiamo un po' di robetta da fare. Vi ricordo che, molto importante questa cosa, in descrizione trovate il link di Fantasia Store, che è uno store, come avete visto nell'intro, in cui potete comprare carte, accessori, giochi in scatola, Funko Pop, qualsiasi cosa. In caso compriate qualcosa, utilizzate il codice sconto DREAD5, che vi consente di avere il 5% di sconto solo sui prodotti che non sono già in sconto, eh? Quindi attenzione, mi raccomando, utilizzatelo, perché io devo riempire questa casa dal pavimento fino al soffitto di buste di cocaina. Ovviamente non posso farlo senza il vostro aiuto. Codice sconto DREAD5 e il link, mi raccomando. Bene, io direi di non perdere tempo e buttarci immediatamente nel proseguimento di questa meravigliosa avventura a Sinnoh chiamata Grust, che è una lingua finnica. Per chi si fosse perso l'ultimo episodio, mi dispiace per voi in caso l'abbiate fatto, eravamo arrivati proprio qui in questa parte, prima di andare verso Memoride o Memoride. Ho da fare due discorsi preliminari prima di proseguire. Il primo discorso preliminare che voglio fare è sulla mia squadra Pokémon, che in questo momento è questa. Non rimarrà tale, ovviamente, e ho un dubbio. La mia possibile squadra sarebbe Garchomp, Empoleon, Jolteon, Gallade o Gallade, Undoom o Houndoom, e a questo punto Togekiss. Però mi avete detto, Togekiss è utile solo se Togepi ha questa specifica abilità. Se ha quest'altra abilità è inutile. Ragazzi, purtroppo il mio Togepi ha l'abilità tutta fretta, quindi penso sia inutile. Quindi in realtà questa è un po' la situazione generica. Ditemi cosa ne pensate. Ho tolto l'idea di prendere Toxicroak perché ho visto che Gallade è molto più cattivo. Quindi questo è il primo discorso che andiamo a fare. Il secondo discorso molto importante che stiamo per andare a fare, sto sbagliando direzione, è riguardante Spiritomb. Molti mi avete detto, ma non avevi detto che non avresti usato i cheat? Per me il non voler usare cheat è inteso più come un non voglio mettere il codice del Pokémon, andare nell'erba e trovare quel Pokémon, ok? Quello è un cheat. Ma anche solo il fatto di premere tab per andare veloce, cioè secondo me è considerabile allora cheat tanto quanto quello che sto per andare a fare. Quindi quello che voglio fare è farvi vedere l'evento di questo Pokémon, non prendere il Pokémon. Io Spiritomb non lo utilizzerò mai, ma è per farvi vedere l'evento. A me fa piacere che se io clicco qua vedete più o meno l'evento, cosa che andiamo, che stiamo per andare a fare. E tra l'altro l'altra volta io non l'ho trovato perché ho provato a prenderlo di giorno, ma se trova de sera fra un minuto alle ore 18. Io ho aspettato per registrare le ore 18 in modo tale che adesso lo troviamo. Sono ufficialmente le 18, è diventata sera come avete visto, quindi io adesso andrò a rifare la stessa cosa. Ok, salviamo. Tecnicamente io adesso, mannaggia al cazzo, fatemi sapere se ci sono altri eventi che non si possono più fare ma che nel corso del gameplay possiamo rifare grazie agli aiuti della regia per catturare dei Pokémon strambi e ambigui. Vediamo un po', Spiritomb, quanto tempo ci abbiamo messo per essere qui con te? Ok, al 25, ce posso sta, che fa pressione, che ha fatto, è matto? Ok, ira di droga, proviamo a catturarlo anche solo per averlo nel Pokédex, anche solo per soddisfazione personale. Ma sai, è distrutto. Allora io mo devo cambiare Pokémon, che se no gli fa, faccio troppo il culo e manderò Spirit con braciere. No, come si è bruciato? No, come si è bruciato? Ma non si doveva bruciare. Allora lo devi insta catturare, bro. Hai tipo due possibilità per catturarlo. Uno, due. Vabbè, ma è stata una cazzata. Possiamo considerarlo leggendario? A causa del suo comportamento molesto è stato imprigionato in una roccianima con un incantesimo. A causa del suo comportamento molesto possiamo ufficialmente dare il benvenuto a Streamer, il primo Pokémon molesto della quarta generazione. Abbiamo fatto la prima cosa che volevamo fare oggi, finalmente. Allora io adesso tornerei su, così mi curo i Pokémon, cioè ci curiamo i Pokémon e proseguiamo verso Memoride. Ma lei c'era un...
No, no. Seconda cosa da fare, raga, voi mi direte sei matto, ma io mi sento abbastanza confident in realtà nel fare questo. L'unico dubbio che io ho sulla mia squadra, un Pokémon volante, raga. Io non voglio, cioè, se Togepi è inutile, Togekiss sarà inutile, non voglio usarlo, ma non voglio usare neanche Lotito, perché lo usano tutti. Per adesso in realtà manteniamo semplicemente gli unici tre che possiamo avere, andiamo a prendere Ralts, maschio. Ah, signò, te devi levare. Fammi curare questi stronzi, dai. Ok, usciamo, possiamo uscire. Quindi tecnicamente se io adesso... Io ce l'ho la pietra fulmine, come si chiama? Pietra tuono. Perché mi avete consigliato anche Glaceon, o Glaceon, come si pronuncia. Prima di fare cazzate mi faccio la domanda fondamentale. Domanda 1, meglio Jolteon o Glaceon? Domanda 2, se Togekiss è inutile e non voglio usare Lotito, quale Pokémon volante devo utilizzare? Non lo faccio evolvere per adesso. E adesso andiamo a prendere Ralts. Infatti riprendiamo lo strumento. 209, 208 e 212. Quindi lo possiamo trovare qua sotto. Allora, vediamo se lo troviamo qua. Femmina. Prima che lo trovo maschio, sapete che non lo trovavo, no? Perché l'ho trovato l'altra volta maschio, l'ho skippato e non lo troverò mai adesso. Oh, che culo. Allora, adesso con calma. Non disintegrarlo, Zaniolo. Non disintegrarlo. Prossima, rieccoci. A questo punto, Eevee. Vabbè, già catturato, già preso, praticamente preso. Senza problemi, una Mega Ball, basta. Uno, due. GG, ok. Allora, adesso, con Ralts, quello che si deve fare... Vedere un suo nome a Ralts. Sì, boh. Come cazzo lo chiami questo, mo? Oddio, Ralts percepisce le emozioni dalle persone usando le corna poste sul capo. Raramente si fa vedere dagli esseri umani, ma se percepisce un'energia positiva provenire da qualcuno, è possibile che si avvicini. Beh, non vorrei dire, ma so palesemente io. A posto! Ok, una volta che abbiamo preso Ralts spacca tutto. Cazzo, spacca tutto era bello. Ralts spacca tutto era bello come soprannome. Cazzo, io lo voglio cambiare, adesso lo butto. Allora diamo il condivisore esperienza a io. Possiamo proseguire. Ho già due cose abbiamo fatto, sto impazzito. Che io vorrei fare un nuovo Eevee. Cioè, se io avessi un nuovo Eevee sarei molto più sicuro nel farlo evolvere. Nel senso, se io avessi due Eevee, Jolteon me lo faccio, capito? Perché poi posso fare il cazzo che mi pare. Avrò comunque sempre un Eevee, quindi probabilmente farò così. Il problema è che per fare un nuovo Eevee mi serve un ditto. Dove cazzo lo più un ditto? Secondo me qua. Perché non si può andare? Senza bici? Wow, c'è un luogo e un momento per ogni cosa. Non mi fa usare la bici nell'erba alta. Allora, adesso dobbiamo concentrarci sul far evolvere Ralts, perché fra due livelli evolve. Ok, ce ne possiamo andare. Oh, madonna, t'ho distrutto, fratello, volevo. Vieni qua. Ah, no, questo è uno che corre e basta. Finché c'è una strada noi continueremo a correre. Ma è Matteo Paiella. Beh. Sto facendo un pisolo. Se fossi un Pokémon uccello, sarei su un trespolo. Ma che significa? Anche tu dovresti riposare. Immagino che sia riposo questa MT. Ah no, trespolo. Chi la usa sta fermo e riposa. Va bene. Possiamo proseguire. Bisogna anche capire se magari in quest'erba ci sono dei Pokémon diversi. Siamo arrivati a Memoride? Cos'è? Oh, caffè baita, latte appena munto. Ah, ma qua è pieno di roba. Ma piove. Oh, holy shit, come piove? Ma che è? Il muro del Psyduck? Ma sono matti. Come ci arrivo là? Ah, facendo il giro, certo. Ecco come ci arrivo. Ok, proseguiamo verso di qua. Vediamo che c'è. Stavo lottando, è aumentato il livello di Ralts, che finalmente si sta evolvendo. Quindi adesso noi possiamo già tecnicamente farlo evolvere in Gallade. In Gallade si evolve in Kirlia a partire dal 20, in Gardevoir a partire dal 30. Oh, se maschio in Gallade quando è esposto a una pietra albore. Dove cazzo si trova la pietra albore? Stava a morire. Andiamo a Memoride, che poi ci sblocca il percorso 212. Quindi potrebbe essere abbastanza huge. Ok, andiamo a prendere questa cazzo di palla. Super repellente, ci posso stare. Ok, possiamo andare verso l'alto, perché abbiamo detto che verso destra, così, giusto per meme. Percorso 2.15. Beh, però, sicuramente è bloccato, eh. Ah, no. No, si può. Vabbè, io andrei comunque verso Memoride o Memoride. Famo le cose in ordine. Questi che mi dicono Psy. Il gruppo di Psyduck è immobile. Nessuno di loro intende spostarsi. Che maranza. Che cazzo di maranza. Stanno smaranzando. Ma cos'è questo luogo pieno di gente? Salve, viandante. Alcuni dei nostri clienti sono dei tipi aggressivi che vogliono lottare. Fai come vuoi, a me non importa. Ah, quindi io devo fare botte qua dentro? Ok. E il capo che mi dice? Vuoi bere qualcosa? Ma sì, abbiamo solo latte mumù. Ma è proprio quello di Miltank. 500 a bottiglia? Sì.
Una la prendo. Giovane, hai visto il gruppo di Psyduck qui fuori? Sono Pokémon che soffrono il mal di testa cronico, ma dovremmo aspettare che stiano meglio. Ma che vuol dire? Che significa? Che vuol dire? Gli devo dare qualcosa. Li vanno a destra allora. Cioè, tanto Pokémon è un gioco abbastanza lineare, quindi se ti manda a destra c'è un motivo, se ti manda a sinistra c'è un altro motivo e bla bla bla. Immagino che sia il classico percorso pieno di allenatori. Ve li skippo ovviamente, non è che vi sto qui a far vedere gli allenatori, ragazzi. Cioè, io capisco vedere le lotte, ma voglio andare nella prossima città. Io li faccio, ma non ve li faccio vedere. A volte rallento e mi fermo, del resto sono un essere umano. E ci sta, ma poi piove, sì, eh. Sto studiando un attimo il Pokégon che non sto utilizzando, perché ho notato che comunque ho anche io tipo in ricerca strumenti, che tecnicamente se lo lascio qui attivo mi dice quando c'è uno strumento, no? Credo. Se qualcuno ti fa un torto, tu cosa ti prendi? Una bella rivincita. Ma sei matto? Succede nelle lotte Pokémon, ma non farlo nella vita reale. Va bene, Pokémon. Oh, grande, che me dai? Rivincita è molto utile. Ok, usala dopo l'attacco di un Pokémon. Va bene. Oh, ti danno in mente una dopo l'altra, questi stronzi. Merda, mi serve taglio. Assolutamente. Ma pensate una serie di Pokémon senza la possibilità di velocizzare. Sapete quanto ci avrei messo per andare a prendere Bidoff per tagliare sto cazzo di coso? Ma troppo. E un po' che strumento è questo? L'astrapugno. Ok, tutte lastre stiamo a trovare, eh. La creatura originaria diede vita a due creature, una del tempo e una dello spazio. Ok, come ci arrivo là sopra, da qua? Oddio, Kadabra. Proprio aveccia la Kazam. Non posso. Però lo voglio. Ma posso fargli gli scambi da solo col DS, sì? Cioè, se io apro due programmi del DS, posso scambiarmi Pokémon con me stesso? Ok, via. No, no, io ho dato il soprannome. Vabbè, sti cazzi. Era da chiamarlo Cucchiaino. Iperpozione, la prima che troviamo. GG, GG, GG. Proseguiamo verso di qua. Ok, veniamo qui. Oh, onda shock. Oh, un botto di roba. Un botto di MT. Sono contento. Ok, mo come si passa di là? Ok, altra poche palla. Oh, cura totale, frate, è totale. E possiamo proseguire? Piccolo Trisom. Ok, prima mossa imparata, foglia magica. Secondo me è fondamentale perché è abbastanza forte. Quanto leva? Potenza 60, ok. Allora, confusione si tiene. Teletrasporto serve per fuggire da Pokémon selvatici. Per arrivare all'ultimo centro Pokémon. Ma vaffanculo, sti cazzi. Foglia magica fondamentale. Allora, Zagnolo vuole imparare lacerazione, che però è normale. Attacco fisico. Voi mi avete detto un sacco di roba. Questo è un attaccante speciale, questo è un attaccante fisico. Io non so che cosa significhi. Lacerazione mi sembra una mossa abbastanza forte. Secondo me Terra in Pesta è veramente inutile. Massimo. Voglio andare dove mi va. Dovremmo essere arrivati, no? Tecnica. Non mi dica che c'è finanza perché mi sparo. Fammi salvare. Che ci dici, bro? Volevo andare a Memoride, ma c'erano alcuni Pokémon che bloccavano la via. Parla dei fottuti, Psyduck. Ma adesso risolviamo anche questa situazione grave che sta distruggendo Sinnoh. Rupepoli. Siamo arrivati a Rupepoli. Team Galassia, Rupepoli. Ma Rupepoli sembra... Che cos'è? Santorini. Ma che è? Enorme. Ma è enorme. Fammi vedere la mappa. Ok, Rupepoli. Andando giù, Riva Valore, percorso 2.13 e poi Pratopoli. Ok, però sicuramente se fa qua, se torna qua e poi se va giù e poi se va a Pratopoli, secondo me. Famosa in giro. Vediamo un po' che cosa c'è dall'inizio alla fine. Ok, questo è il fondo. Parlo un po' con tutti. Quando trovo qualcuno interessante mi fermo, come al solito, eh. Qua, strumento nascosto 100%. Un misterioso meteorite. Dio, i Clayferi. Oh, nel deposito c'è la macchina nascosta che insegna la mossa volo. Finalmente. Un tizio mi ha parlato in spagnolo. Non me l'aspettavo proprio. Oh, che tal? Penso che mi abbia chiesto se mi piacciono i Pokémon. Se me ti ha chiesto se volevi il fumo, però vabbè. Ritiro premi. Premi in campo. Oh no, Casinozzi, è finita. Sai dove si può trovare un salvadanaio? Ho sentito che c'è un clown che li regala. So che non c'entra, ma prendi questa MT. MT sborra. Che cosa contiene? Divieto sul tuo Pokémon, diventa impossibile usare qualsiasi strumento. Ok, va bene. Oddio, chi è? Lucinda. Santo Dio. Accetterai la sfida della palestra? Ah, c'è la palestra. Sono venuto a fare spesa al centro commerciale. Mi sono data da fare con il Pokédex, ma... Oh no, chi è? Il mare tempestoso è il mio ring. Onde enormi mi hanno temperato. Omar, 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 il distruttore. Omar, Omar, Omar. Omar, il distruttore. Siete qui per sfidare il capo palestra? Boh, sì, non è vero? Sappiate che nonostante la giovane età è un vero genio della lotta. Io sono il capo palestra di Pratopoli. Ah, lui è il capo palestra di un'altra città. Interessante. Il mio nome è Omar il distruttore. Vabbè, ciao Omar. Chissà perché eri qui. Ad allenarti forse. Buona fortuna. Va bene, Lucinda, vattene. Ok, non volevo allenarmi. Cioè, non volevo sfidare la capo palestra. Per ora. Hola, entrenador. Te gustan los Pokémon? Sì. Ah, mi también. A che molan. Boh, che cazzo vuole quello? Raga, ma che è? È Fallout. Oh, caramella rara, GG. Edificio Galassia Rupepoli. Il nostro sogno è l'universo. Ma quindi, ma come fanno a essere cattivi ma ad avere questi palazzi? Ok, finiamo di esplorare e poi vediamo. Oh, un altro scoso. Pezzo stella, che roba. Boh, vabbè. Ma questo è un magazzino. Ah, questo è il deposito. Non posso entrare. Ok, non mi fanno entrare. Ah, sicuramente c'è un modo, no? Entriamo nelle case. Sto entrando in casa a caso, eh. Non vi preoccupate. Ah, raga, questo è il clown che mi dà il salvadanaio. Guarda questo gettone, giro, 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 giro tondo. In
In che mano è il gettone? A destra, frate. Oh, come ho sbagliato. Rifallo. In che mano è? A sinistra. Ho indovinato. Beh, ma sei stupido. Un salvadanaio, ok. Prossima mossa, andare al casinò e morire di ludopatia. Beh, a questo punto direi di provarlo il casinò, no? Sto a parlare con la gente, mi stanno a regalare gettoni. Ma com'è bell'occhio? Ho il sospetto che anche quelli del Team Galassio vengano qui a giocare, ma va? Ma questo è ovunque. Ma posso giocare? Ci sono 5 gettoni, ma sto a rubare i gettoni. Ma guarda, sto a rubare. Raga, ma in ogni macchinetta sto rubando gettoni. Ma non posso giocare. Ma perché non mi fa giocare? È una game machine. Ma vai, vabbè, non mi fa giocare. Ma continuiamo il nostro giro. Entriamo nelle altre case. Tu sei un allenatore? Ho un Pokémon qui con me. Vorrei che qualcuno se ne prendesse cura. Si chiama Porygon. Oh, sì, lo voglio. Dammelo. Oh, GG Porygon. Bellissimo. Vedrò un soprannome. Non saprei che nome dai, quindi no. Appena preso, ovviamente, la prima cosa che facciamo è tornare nel nostro PC e depositarlo. E non utilizzarlo mai più e rinchiuderlo per sempre all'interno di una Pokéball. Facciamoci il coso del Team Galassia. O almeno lo iniziamo. Vediamo quanto ci mettiamo. E poi se salutiamo. Allora, tre porte. Entro in quella centrale. Oh, GG Squared. Ma sono gli stessi ingressi? Sono tutti allenatori, no? Sei troppo giovane. Potrei unirti a noi tra qualche anno. Ma che vuoi? Qui sicuramente perderò qualcosa. Non capisco cosa io debba fare. Come entro? La porta è chiusa. Serve una chiave. E do cazzo la pia una chiave? Però una cosa che ho notato. Scusate. Ci stanno tre ingressi e due porte. Se vado qua, è un altro ingresso. E infatti, che non mi fa usare? Non mi fa usare il teletrasporno? E allora non posso fan cazzo. La mia idea geniale è andata a puttane. Non lo so, ragazzi, sinceramente. Vabbè, sti cazzi. Allora, quindi in realtà l'unica cosa da fare è la palestra a questo punto, no? Allora, l'unica cosa che voglio fare al volo è livellare un paio di Pokémon, così arriviamo precisi. Il problema è che per livellarli pensavo, vado di sotto, faccio giù, vado giù, sono sicuramente più forti. Ci vediamo fra poco. E non fermarmi. Raga, mi stavo allenando, l'ho trovato. Non ci provare a ammazzarlo, ti faccio ok. Però manco così lo ammazzi. Te vedi, non lo ammazzi. Infatti. Guarda, ce la devi fare, eh. È importantissimo catturarlo, non hai idea. Cioè, abbiamo già 5 sesti di squadra fatto. Manca solo il sostituto di Togepi in caso, sì. È fatto, è fatto! Va a caccia in branchi e comunica con gli altri mettendo una varietà diversi. Lo sapete lui chi è? Come altro chiamare un capobranco se non ciccio? GG, fondamentale. Comunque sono arrivato qua giù per allenare i Pokémon e... boh, ho trovato gente abbastanza forte. Però vedi, arriva valore, io non voglio andare più giù di così. Quindi possiamo tornare su, provando a fare la palestra. Vediamo un po' che succede. Allora, adesso andiamo a curare i Pokémon e ci proviamo la palestra. La palestra non dovrebbe essere troppo difficile perché abbiamo un'ottima persona che abbiamo allenato per superare questa lotta. Allora, vediamo un po' la palestra, che era desutto. Ancora devo capire con lo spagnolo che cazzo vuole. Però vabbè, poi lo capiremo. Lo cazzo è? Ok, let's go! Vediamo un po' questa palestra. La distruggiamo questa, ragazzi. La apriamo, la disintegriamo. Vediamo un po', Cos. Ah, palestra a forma di palestra. Ma dove si passa? Ma che si fa? Non ho capito. Se vuoi raggiungerla e lottare con lei, sposta i sacchi da box. Ah, devi colpirli con forza. Che vuol dire? Già capito. Frate, con forza, porco di... Direi che è sta capocciata. Ma non si muove. Parte la sfida ufficiale di Samuele, cintura nera. Trono di Machoc che verrà dilaniato. Allora, vediamo un po' Lotito quanta difficoltà avrà. Il mio obiettivo è farla tutta con Lotito questa. Guardate, oh, incredibile. Incredibile. E via al cazzo primo. Di nuovo Machoc. E ovviamente, indovinato un po', rimane Lotito. Oh, però al 25, vedi che dovevo stare al 30. Dovevo decisamente stare al 30 con tutti i Pokémon. Anche basso al 30. Distruggilo con attacco rapido e vaffanculo al primo coglione, dai. Ah, un altro? Va bene. Al 27, cazzo, e questo è solo il primo, eh. Però vabbè, fin quando non mi attaccano in realtà va benissimo. Cioè, va bene così, non ti preoccupare. Ciao. Tre Pokémon, zero danni. Ok, GG, il primo è andato. Let's go. E mo? Ah, mod è qua. Oddio, ma so una cifra. Let's go il prossimo. E no, si devi levare. Porterà da tutti i Pokémon. Dovremmo essere arrivati, abbiamo distrutto tutto. Però ho skippato quello lì, aspetta. Non voglio skippare nessuno. Per il mondo, la mia sfera, la... È stato semplice. Allora, dovremmo aver fatto, credo, mo fai questo. Ok, ci siamo, fatto. Ci ho messo mezz'ora, ma ci siamo. No, dove vai? Frate, devi muovere. Muovite. Che non va a sinistra. No, a destra allora. Ah, sia santificato il Cristo. Ci ho messo un'ora. No, un'ora no, però. Tutto è arrivata questa bambina di merda. Dai, distruggi tutto. Ok.
Ci siamo, scontro finale con la bimba. Ciao, piacere di conoscerti, sono Marzia. Non so esattamente cosa significa essere forte o come abbia fatto a diventare capo palestra, ma come no, farò del mio meglio. Gigi, dai, via dal cazzo che siamo fretta qua noi. Parte la sfida di Marzia, capo palestra, tre Pokémon, Meditite, Machamp e chissà chi altro. Ok, non abbiamo avuto difficoltà finora con l'Udito, sicuramente non inizieremo adesso. Proviamo a riassalto. Ok, riassalto, allora vediamo. È super efficace. Ma non ti confonde. Oh merda, roccio tomba. Questa è dura. Velocità diminuisce, ma attacco rapido sistema. Ok, Machoc, rimani. Al 29. Allora, borsa, terapie, super pozione. Lo dito. Colpo. No! Merda. Questo è un problema. Allora, in realtà manco troppo è un problema, perché lo risvegliamo. Ne abbiamo 5, quindi in realtà lo possiamo fare. Foca l'energia, va bene, focalizzati. Poi prendiamo un'altra roba per PSBP. Sempre super pozione, sempre allodito. Allora, io proverei ad attaccare con Zaniolo. Non so quanto gli eleva i radi drago a Machoc. Beh, è giusto. Se gli fa un brutto colpo adesso potrebbe essere abbastanza simpatico. Ma non lo fa? Beh, tripla forza mi ha fatto, vabbè. Ok, allora io rimanderei Lotito, perché tanto adesso sicuramente lei usa uno strumento. E invece no, pazzesco. Ok, via Machoc, gli è rimasto un Pokémon solo. Sarà la branda gigante, Lotito al 29. Sì, quasi quasi mi dispiace debuttarlo. Oh, Lucario. Fico. Mi ricordavo fosse fico. Attacco d'ansia sempre. Oh no, assorbi sborra. E questo è... ma matto. Al 32 è greve, però in realtà manco troppo. Okay. Più di me... Oh merda. Che cazzo de... Che cos'è Lucario? Non è lotta? È lotta acciaio. Perché non è super efficace? Perché è acciaio. Allora io punto a togliergli è più vita possibile. Se no mi è disintegrato lui, vabbè. Proviamo Pippa. Ma non leva un cazzo, bro. Ma è inutile. Ma è inutile. Allora Ciccio, devi fare il tuo meglio. Ma frate, ma dove cazzo vado io? Riproviamo Lotito. Sì, Lucario mi sta disintegrando. Qua attacca sempre prima lui. E il vero problema è che non gli leva un cazzo. Ma perché ha attaccato lui? Raga, ho perso, eh. Oddio! Allora, è vivo! Terapia PS, mi serve iperpozione. Lo so che è esagerato, ma mi serve. Zaniò! Qua è tutta tecnica, è tutta mente. Attaccherà. Oddio, mi ha tolto pochissimo. È la tua occasione, ti prego. Ti prego, non uccidermi. Ho vinto. Dai, frate, sempre con ira di droga se vince. Sempre con ira di droga. Mamma mia, c'hanno sempre l'ultimo Pokémon che è il tumore. Ma GG per Zaniolo. Quanti soldi mi hai dato? 8k. Hai vinto tu. GG. Accetta questa medaglia. Certo, medaglia ciottolo. Madonna, che sudata. Che fatica. Raga, sto registrata 2 ore. Sto impazzito. Hai ottenuto MT60. Che cosa sarà? Mega assorbi. No, qualcosa di. Assorbi pugno, esatto. Carino, assorbi pugno. Possiamo uscire. Ok, let's go. Ciao, ragazzi, è stato un piacere. Oh no, di nuovo Lucinda, che vuoi? Ho vinto, sì. Mi daresti una mano? Quei criminali del Team Galassia mi hanno rubato il Pokédex. Oh no. Aspetterò davanti al deposito. Va bene. Allora, io andrei direttamente lì. Andiamo al deposito. Così ci posizioniamo. Eccoci qua. Allora, ragazzi, io vi ringrazio molto. Noi ci salutiamo qui davanti al deposito del Team Galassia. Lo riprenderemo sabato. Giovedì uscirà un video speciale in cui apriremo dei pacchi. Sì, assurdo. Sabato un episodio di Pokémon Platino. Io vi saluto, vi ringrazio. Forza Roma, basso Lazio. Se becchiamo la prossima, dai, Forza Roma, usate il codice Fantasia. Sto sudato come una merda.